Si è aperta ieri a Favara la rassegna di arte e cultura, Profumo di Primavera, organizzata dalla Unitre Empedocle di Favara. Ha offerto la possibilità di esporre le loro opere a tanti validi artisti. Direttore il maestro Vincenzo Patti, una dettagliata relazione sui temi dell'arte e della sua importanza come mezzo espressivo, capace di proiettare l'osservatore verso dimensioni oniriche. La giornalista Margherita Trupiano, che per questo ha anche ricevuto un riconoscimento. Profumo di Primavera intanto è già giunto alla sua quinta edizione ed è una rassegna d'arte e cultura che comprende diverse sezioni, dalla pittura alla scultura alla fotografia e poi anche presentazioni di libri e così via. Oggi, durante l'inaugurazione, oltre a presentare la collettiva di pittura, questa rassegna di pittura, di scultura e fotografia, faremo anche un'analisi molto dettagliata per quanto riguarda la maxi tela, quella che è stata realizzata dagli allievi dell'Accademia Comunale Arte, Cultura e Legalità in occasione dell'undicesima edizione della Festa della Legalità. E ci tenevo a precisare che questa manifestazione, che oramai ha raggiunto anche grazie alla diffusione della stampa notorietà, diciamo che il merito va tutto all'associazione culturale Unitre Empedocle, Università della Terza Età, retta egregiamente dal nostro carissimo amico dottore Diego Caramazza, che è un noto professionista, un medico molto apprezzato nella nostra città, che ora è andato in pensione, e per non godersi, come si suol dire, la vita in bagnole, diciamo, si spende per diffondere l'arte, la cultura e la promozione nel nostro territorio. Io ringrazio il maestro Patti per la lode fatta a Unitre, però devo dire in piena coscienza che questa manifestazione importantissima, perché mette a confronto le varie generazioni, le varie culture, mette a confronto i vari artisti che noi abbiamo non solo a Favara ma anche in provincia, è stata ideata, voluta e fatta principalmente dal maestro Patti, che ci onoriamo di avere nella nostra associazione. Il maestro Patti, a cui questa manifestazione è costata dei sacrifici, perché è un'attività molto intensa. Dietro queste manifestazioni di questi giorni c'è un lavoro dietro le quinte importantissimo, un lavoro di organizzazione e di selezione, esatto. Noi siamo impegnati fino al giorno 21 e il maestro Patti è l'ideatore e il coordinatore di tutta questa manifestazione. Unitre, diciamo così, si onora di averlo come socio, di collaborarlo, ma il merito è principalmente È il suo. gioco di squadra, insomma, che è molto bello, anche e soprattutto anche la collaborazione forte e positiva, devo dire, di tutti i collaboratori della mia scuola, dell'Accademia Comunale Arte, Cultura e Legalità, che tutti in uguale misura si spendono per portare alto il nome e i valori della nostra associazione e gli ideali a cui noi fortemente crediamo.